Siamo qui a Novara, veniamo a trovare il famoso farmacista Novax Matteo. Questo è l'ingresso. Sono le vetrine, vediamo che già non cedere, ricatti, resisti, fai valere i tuoi diritti. Pharma Beauty, perché non esiste bellezza senza salute. E questo sui nostri canali lo diciamo da decenni. E guardate, non c'è simbolo delle farmacie, quelle velenosi, che tanto che vi vendono i veleni, farmacon e veleni, e questo è l'ingresso. Buongiorno! Buongiorno. Senta, il cugino di mio cugino ha starnutito, quindi c'è quel ministro Speranza che ha detto che mi servirebbe la tachipirina, ce l'ha? Ah, lei vuole fare il protocollo tachipirina e Vigile Speranza. Glielo No, ma sconsiglio. tra l'altro mi sta un po' sulle palle, cugino, quindi vigile attesa della Sì, e poi anche il morte. consiglio del cugino, tra, guarda, Ah, veramente sono quelli più deleteri quindi ed è invece. assolutamente risaputo. Per cui io, se desidera avere un'attività antipiretica, quindi per abbassare la febbre, che sia anche un antinfiammatorio, Sì, antinfiammatorio ecco, a cercavo, differenza sì. della Che tachipirina che più che altro è abbassa un il glutatione e mi ammazza il antipiretico. cugino, no? Bravo, vedo che anche il vostro Giusto? cugino ha una cosa l'ha azzeccata, che in effetti il glutatione è una molecola endogena fondamentale per la vita e io vorrei preservarla visto che qua ci occupiamo solo di Va prevenzione. Quindi bene. le do un fantastico prodotto a base di artiglio del diavolo e altri elementi della fitoterapia Ok, in me lo fa grado vedere? subito, Ma guardi. quindi, scusi, lei tecnicamente sarebbe una farmacia, ma non c'ha veleni? Fa farmaco, no? I No, veleni? sì, vabbè, poi diciamo che, come diceva Paracelso, qualsiasi sostanza può diventare un veleno a seconda della dose e dei tempi di Ah. somministrazione. Però in effetti noi siamo una farmacia senza farmaci, sì, è un po' Ma non siete poi ignoranti come gli altri farmacisti? Vedo che avete i libri di Alessandro Leonardi sul nuovo ordine non mondiale. diciamo che i colleghi sono ignoranti, dai, però adesso a parte tutto, diciamo che sì, abbiamo un altro tipo di visione, non siamo proprio così radicali. Partiamo, sì, guarda, lo stavo leggendo, mi ha Ah, beccato in pieno interessante. l'amico Alessandro Leonardi, quello Che aveva insieme una via. alla Giusy Pace voi avete Insieme alla Giusy organizzato Pace, la famosa bravo, credo che sei infermiera, no? ben informato, non sei capitato qua a caso. Ok. Senti, do solo Vai, un'occhiatina a tranquillo, quella là, vai, che so che fai, ci è un sono. onore. Non ci sono veleni in questa farmacia. Bene. Ok, siamo qui, ovviamente l'ingresso era giusto per presentare i cartelli e la tua attività, Per capire un po' dove per siamo. capire un po' dove siamo. Senti, io partirei con la genesi di Matteo. Sì. Matteo, diciamo, partiamo un po' da bambino, si laurea, No, se no, cioè, dovevi dire un pippone che non si finisci più. laurea in farmacia, Si dove? laurea a Milano, A eh? Milano, quindi Sì. via Celoria. Ok, Sì, bravo, sì, e dopo e in più ho la laurea. fatto il farmacista. Però Quindi diciamo che ero partito già un po' strano Ah. perché ho fatto una tesi sulla prevenzione, quindi già si vedeva Caspita. già che ero nato un Guarda, po' contro tendenza, no? sì. Perché sai, i farmacisti Infatti guadagnano. anche quella di farmacologia era lì, Guadagnano che sulla si non insegna. Esatto, prevenzione, allora c'è qualcosa che non va no? Senti, no, in sto proprio per farmacista. riassumere brevemente, tu hai girato quante farmacie a Milano? Beh, diverse, ne ho girate Poi giri sulle diverse. zone, magari ci Allora. vedono da Milano e dicono: ah, ma io l'ho visto in quella Sì, lì. io ho fatto farmacia Bandi, in Viale Via Abruzzi, d'Abruzzi. poi ho fatto farmacia Chiabrera. Diciamo che come farmacista ho lavorato sia all'interno delle farmacie, ma anche all'esterno, perché sempre per passare o comunque voler fare prevenzione, ho lavorato come direttore scientifico di un centro medico dove ci occupavamo di piani alimentari, di Ah, educazione in che alimentare. Per cui zona questo? li ho conosciuti un sacco, io ho conosciuto un sacco di farmacie, Ah, perché ok. lì, diciamo, da E dov'era in che zona era all'antica farmacia questo? Diana, ad Sì. Ambrec, Ah, quelle diciamo sì, le ho più conosciute storiche. tutte, sì, cavoli. No, ma dico in che zona era questo centro? Allora, il centro era più il metodo di vita libera che è più del bresciano.
Ah, quindi no, ma io, tu noi rimasto rappresentavamo uno stavi studio per poter a fare. Milano, avevi un ufficio. No, io viaggiavo proprio con Ah, me stesso, proprio commesso alla vecchia maniera, viaggiatore. bussare. Tu pensa che è bello bussare ai Door colleghi. to Diciamo che door. qualcuno mi ha mandato a tirare, Ok, qualcun riassumiamo perché cerchiamo di non sforare l'ora. Sì, Che Leonardo, gli avevo detto, facciamo un'ora, no, è facciamo una roba un po' diventato un'ora e mezza, snella. no? E poi lo No. piccano un po' per un'ora e mezza. Io, Ok, allora, una quindi roba snella, ho fatto francese, farmacia a all'interno, Milano. farmacista classico, Ok, convinto. però tu sei nativo di questa zona qua, Novara, Sì, giusto? poi ho fatto la follia 10 anni fa di aprire questa Pharma Beauty, che è in definizione, detto brevemente, la prima farmacia della salute senza farmaci in Italia. Senza veleni. Senza, sì, io la chiamo sì, Farmaco, no, no. sì, ok, adesso no, così poi ci dilunghiamo ancora. Diciamo che io qui Cioè, non ho il aspetta. farmaco OTC, ho solo. OTC vuol dire over the counter, no? Sì, bravo, Cosa vuol bravissimo, dire? sei No, perché arriva proprio bravo. dal trading. Sì, Vuol dire quelli da spiega. banco, che sono i veri e propri farmaci da Ah, infatti, banco. come Quindi non ho il quando io. Moment. Ok, e cosa Assolutamente, c'è? ho Alternativa, l'ibuprofeno, abbiamo fatto la voce di dall'Angelini, ma tanto la conoscono tutti. Ok, di l'alternativa, se non ti Allora, chiede il moment, l'alternativa, cos'è? io preferisco dare i miei antinfiammatori, io ho delle formulazioni perché il farmacista dovrebbe nascere un formulatore, per cui ho il mio Zerodol, che è un fantastico insieme, me lo dico da solo perché siamo anche poco umili, C'è vedi, l'idro di menti? l'archelio del diavolo è la base, poi c'è l'uncalato mentosa, il rimes nigrum, la boswellia, il partenio, l'ananas. Quindi è una formulazione che io ho chiamato Zero Door, perché la gente deve anche Ah, capire. Zero Door tu cosa capisci? zero Bravo, d'odore. vedi? Senti, quali sono i prodotti più richiesti nelle farmacie canoniche tradizionali velenose? Sì, Cioè, oh, facciamo sono gli cachepirina, aspetta, antinfiammatori. per farti Beh, a capire. parte i contraccettivi, E tu gli qui se ti antinfiammatori. chiedono un contraccettivo, cosa devi dare? No, di andare in farmacia. Bravo, ok. Se ti chiedono la cachepirina, Ma abbiamo non me la capito. chiedono più perché sono ormai tanti La anni. Diciamo che chiamano. all'inizio è No, stato un po' allora, siccome c'è la gente che ci guarda e impattante. non sa Sì, niente di quello che no, stiamo guardando, esatto. quindi chi chiede la tachipirina, tiro del diavolo. Chi Sì. chiede l'aspirina, tiro del diavolo. No, se vogliamo rimanere sempre sulla stessa, io vado un po' all'origine, si dovrebbe sapere che l'aspirina è ottenuta dalla corteccia del salice, per cui Ah, io già, che acido cosa. Bravo, acetilsalicile. sei preparato, mi sa. Bene, bene. Quindi un'altra cosa che chiedono spesso. Quindi gli antinfiammatori sicuramente, poi non so, in questo periodo sono andati tantissimo, per definirli brutalmente, gli antidepressivi o gli Ah, ansiolitici, ecco. per cui a lei Ti sotto, allora passi chiedono. flora invece Ok. Ma dell'Exotan, questo è molto l'iperico importante. invece Ecco, della ripetiamolo paroxetina. perché la maggior parte della popolazione è dissociata o comunque ha problemi psicologici, Sì. soprattutto chi è laureato in psicologia ha grossissimi problemi psicologici. Non Sì, non parliamo facciamo di nomi. psichiatria perché ti apre se no un mondo, che sono tutti laureati in psichiatria, non sono normali, no? Comunque, se viene qualcuno che ti chiede Un il antidepressivo? Ritalin, ti chiede il Sì, Ritalin. no, 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 Mio figlio è andiamo iperattivo. giù. A parte che poi, vabbè, diciamo che l'allopatia, la medicina tradizionale, di qualsiasi sintomo crea una patologia, invece dell'ansia, no, si crea il disturbo Facciamo dell'attenzione. una cosa semplice, No, ansiolitico. chiedo Chiedono. l'ansiolitico e andiamo a capire perché qualsiasi professionista ti deve fare un po' di domande, no? Dall'idraulico al farmacista, al dottore, per cui io direi sempre di diffidare da chi non si fa un po' di domande. Ok. Per cui da una breve anamnesi per capire un Sì. po' qual è il migliore, si può passare dalla passiflora, alla melissa, c'è Ok, anche il fitoterapico li adatto. spieghiamo un pochino perché siccome questo è un passaggio fondamentale in questa intervista, Sì. la passiflora cos'è? Passiflora, io per definirla brutalmente, io lo chiamo l'exotan della fitoterapia, per cui in gocce funziona bene, è un improtico sedativo diretto che lavora, sì, simile l'exotan per definirlo molto brutalmente. Poi, Stimola triptofano, no, serotonina. questo qui è proprio un vero e proprio improtico sedativo, Ok. con capacità induttive del sonno e del rilassamento. Ok.
Okay. Che è quello che interessa ai, ad esempio la melissa, invece più un rilassante, più adatto a quel soggetto ansioso a cui si costringe lo stomaco, a cui quell'ansia gli crea proprio dei problemi anche digestivi, quell'ansia che chiude lo stomaco e ti fa chiudere in te stesso, allora lì è più melissa. L'ipericolo l'ho già sentito. L'ipericolo è erba di San Giovanni, detta anche... Anche qui, per definirla brutalmente, è un antidepressivo naturale. Anche qui, però, da fare sempre attenzione di non associarlo con farmaci che possono potenziare l'azione. Sulla pagina Facebook Cosmo Fruttariano, noi vi diciamo che ancora per stimolare l'acetilcolina, la mela rossa è il top. E l'acetilcolina è un trasmettitore della serenità, perché tutta la gente cerca la felicità, ma la felicità ti porta alla felicità. La serenità ti porta alla serenità. Certo. C'è qualcosa che non credo ci sia, però la cetilcolina c'è qualcosa che la produce nei tuoi prodotti? No, non così direttamente. No, ma neanche nelle farmacie. Anche perché a me non interessa mimare l'azione del farmaco, preferisco dare un rimedio che è più assonante al soggetto. Cerco più di curare il terreno, cerco più di curare il terreno, di capire quali sono le carenze, quindi è più un rimedio adatto al paziente, quindi non voglio mimare il messaggio allopatico, certo, altrimenti farei allopatia certo. Farei medicina alternativa. Invece questa è una medicina complementare, un'integrazione, è una medicina complementare, di sostegno a quello che già di buono sappiamo. Poi ovviamente, se è possibile fare in modo che i nostri utenti non prendono neanche un farmaco, questo è possibile farlo, anche lo dimostriamo da tanti anni. 10 anni che siamo ancora qua e resistiamo. Del male non fate. No, vuol dire che ancora qualche cliente ci è rimasto. Comunque, giusto per integrare il tuo messaggio, c'è stato solo un medico nella storia, no? Che lì è nata la medicina, cioè Ippocrate ti dice che la cibo sia la tua medicina, la medicina sia il tuo cibo. Dopodiché è finita la brava. Esatto, poi su Ippocrate ci hanno giurato, spergiurato un po' tutti. Ah, già, perché e se lo sono dimenticati. Ma guarda che ho chiesto, dicono che il centrocampista dell'Argentino Juniors, molti medici pensano che proprio per loro... Sì, che non girano il cugino di Maradona. E il cugino povero di Maradona. Quello che non sapeva giocare a pallone. Sai chi è il cugino di Maradona? Aguero, che si è fatto il topicida e non gioca più a pallone. Purtroppo nel campo sportivo ne sentiamo anche tutti i giorni quanti problemi. Soprattutto sugli atleti, tennisti, senza far nomi di nome, problematiche, ma anche nel calcio, giovani, soprattutto giovani dai 23 anni. E purtroppo la vischiosità del sangue. Infatti, questo ci porta al perché siamo qua. Sì. Perché? Abbiamo già fatto un'intervista al nostro amichetto. Perché già non ho farmaci, poi figurati se siamo favorevoli. Abbiamo fatto l'intervista a Alessandro Lonardi. Ci manca solo Giusy Pace, che sono i tre iniziatori di tutto il movimento No Green Pass della provincia di Novara. Sì, Alessandro ha cominciato ben prima, io mi sono infervorato da quando ci hanno toccato proprio sul vivo, eccetera, eccetera, per cui io è da fine giugno, fine luglio, che siamo, diciamo, gli artefici, comunque, diciamo, chi ha organizzato le manifestazioni a luglio 2021 a Novara, insieme alla carissima Giusy Pace. Ciao Giusy. Tanto ormai se abbiamo fatto pubblicità Alessandro Leonardo è giusto farlo anche a Giulio De Fifi, due bei personaggi. Che succede a giugno 2021? Ecco, diciamo che con l'introduzione di questa attività coercitiva o comunque questo tesseramento obbligatorio, diciamo che io mi sono sentito un po' toccato nelle mie leggermente toccato nelle mie libertà personali e poi soprattutto vedendo come come è stata trattata questa pandemia, non ce l'abbiamo più fatta, abbiamo dovuto scendere in piazza con tutti i rischi del mestiere, perché un farmacista che è contrario a questi inoculi, perché non sono vaccini, lo ricordiamo, io li chiamo inoculi, da inoculazione, no? Il virologo più famoso al mondo, Christian Perron, dice che il vaccino di non trasmette la malattia, no, è un vaccino. È stato 15 anni capo dei vaccini in Francia e ha scritto 3 libri contro la pandemia, pieni di citazioni scientifiche, nessuno che l'ha confutato. Ecco, certo, per cui chiamatelo come volete, io non lo chiamo vaccino perché ho dei ricordi ben diversi dei vaccini, eccetera, eccetera, senza poi andare a controllare o guardare i tecnicismi che magari possiamo essere noiosi, seppur anche quelli possono essere spiegati facilmente, anche perché il farmacista dovrebbe riuscire a mediare, almeno così come ho imparato dai miei maestri, a cui sono
sempre grato, dovrebbe riuscire a mediare tra il linguaggio difficile del medico, che magari è anche un po' reticente, e portare a seguire la terapia anche con facilità e correggere anche magari se ci fossero degli errori di posologie, oltre a essere un preparatore. Oltre ai errori grammaticali, data la famosa scrittura da Galileo. Allora, dopo esserti laureato devi fare un'altra laurea in grafologia. No, perché io ero fortissimo. Va bene, la mamma mi ha sempre detto che le persone più grammaticali che ho conosciuto sono i medici, sì, no? Perché quando scrivono non si capisce niente. No, io stesso quando scrivo non mi capisco. Non è solo dei medici, io scrivo molto. Se come tu avessi fatto un'operazione al ginocchio, faresti come mia nonna, cioè ti faresti segnare col pennarello il ginocchio, giusto? Sì, mia nonna fece così. Ma non e è torto. Ancora oggi, nel 2021-22, sono successi casi di scambio di ginocchio. Sì, purtroppo è raro umano, però quando sbaglia un medico bisogna sempre segnarsi. Il ritardo cognitivo è prettamente medico di solito, no? Dal mio punto di vista. Non mi tirare fuori, voglio dire. Che già, la mia già ho rischiato la radiazione, tu me la vuoi proprio far rischiare? Vabbè, no. Ormai ma ci no, siamo. Questa è la mia opinione, che in tutti i video dico. Ok, è la sua opinione. Mio Max Gaetano, quindi ordine dei medici vieni da me, che sono anche un giurista, e poi ce la vediamo. Ecco, perché la chiarezza nella vita. Esatto. E giugno 2021 si inizia questa situazione. Ora, poi soprattutto proprio anche proprio io ce l'avevo proprio su con questo tipo di metodo di tutelarci, ecco, perché per la prima volta nella storia della pandemia hanno isolato i sani per salvare i malati, o comunque poi hanno fatto bizzarrie, traduzioni, no, viene con la pelle d'oca adesso, quindi vedete come siamo messi, per cui altro che fomentatore, anche di più, per cui sì, poi hanno stravolto un po' di teorie, soprattutto quella dell'uomo malato, l'uomo sano, cioè adesso l'uomo sano è quello malato, prima era un portatore sano, invece è un portatore di morte, se ti vedono in giro cambiano marciapiede, se non hai la mascherina, almeno prima, qualcosina, ancora adesso non so, nella tua città. Tippando il decarbonico. Sì, ma poi la mascherina l'ho amata, come può, che è proprio la mascherina. Guarda, io ci siamo sempre rifiutati di vendere mascherine, però visto che c'era la necessità, le abbiamo fatte fare in tessuto lavabile, spiegando tutto il possibile, immaginabile, facendo anche... Sì, in tessuti lavabili. Fatti bene, che si potevano lavare, e abbiamo sempre detto di non usarle troppo, eccetera, eccetera, di usarle soltanto proprio per tutelare o comunque seguire queste normative, e anche sulla mascherina, in effetti, per me, più che creare acidosi, quindi favorire, voi sull'acidosi mi potreste dire qualcosa, mi potreste anche aiutare. No, perché il tumore nasce dall'assenza di ossigeno e dall'acidosi. Quindi ci stanno dicendo, oltre che sono ipocondriaci, no, attenzione, io sto anche traducendo, Dio, se continua a respirare la sua CO2, purtroppo può rischiare anche altre patologie. Certo. Questo è anche facilmente deducibile. Quindi arriviamo a luglio, cominciano i cortei, no? Credo. Sì. Dici la piazza, come si chiama? Allora, noi abbiamo fatto diverse piazze, anche perché ha cercato di toglierci sempre di più dal centro, e poi eccetera, eccetera. E poi, ai tempi, quelli belli per cui siamo diventati famosi, c'erano anche i cortei. Per cui siamo partiti qua dalla piazza qui centrale, e poi siamo andati in corteo con le famose pettorine, eccetera, ecco, eccetera. Spieghiamo bene, perché tanto essendo anche giornalisti comunque affetti dall'età cognitivo, sempre la mia opinione, tra l'altro, chi dice una cosa, c'è chi dice che avevi 8 stelle di Davide, c'è chi dice che c'avevi la stella di Davide qua, diciamo le stelle di Ocuto, esatto, 7 stelle, sì, quelle ce le ho tatuate. Allora, diciamo che il primo corteo provocatorio fu in che mese? Sì, che era in febbraio. Esatto, l'aggettivo giusto. È una provocazione, anche perché nessuno purtroppo ci ascoltava, per cui diciamo che a fine ottobre 2021, Giusi soprattutto, io gli ho detto subito sì, mi ero preso bene, anche perché avevo visto la parte buona della cosa, no? di questo tipo di rappresentazione, perché in effetti in questi anni, oltre ad aver perso la salute, abbiamo perso anche il gusto di stare, oltre a stare insieme, anche il gusto dell'arte, per cui tra le varie arti c'è anche il teatro, per cui questa rappresentazione di rappresentarci come prigionieri di uno Stato soppressivo, autoritario, che cambia la Costituzione articolo su articolo, abbiamo detto, ciao, mettiamoci una bella pettorina.
che come potete notare, credo fosse questo, no? Sì, ora io le voglio e questo bene. È ottobre. Questo qua è ottobre, sì, 2021. Ok. Quindi come potete notare, i giornalisti ovviamente dissero che avevi 82 stelle di Davide, sì, no? Sì. Okay. Avevo anche quella rosa dedicata agli omosessuali, di più, tu sai che c'erano le varie stelle, marrone, rosa. Anche perché in quei benedetti, maledetti lager non ci sono stati soltanto gli ebrei, purtroppo, ma anche tante altre etnie, jugoslavi, slavi, rom, perché questi ce l'avevano un po' con tutti, no? Questi signori qua. Sì, che non erano solo i nazisti, ma anche i comunisti. Ecco. Però ecco, quindi l'idea era di rappresentare una prigionia in uno stato, quindi anche il filo ostinato rappresentava, no? Ah, ecco, sì, c'era il filo ostinato, sì, dove il filo ostinato lo tenevamo con le mani, okay. E siamo girati per corteo, ancora un momento emozionatissimo. Ottobre 2021, invece di farci gli applausi, esatto. Volevano uccidere. No, ribadisco il mese perché poi ne avete fatto una seconda similare adesso. No, poi io non contento perché sinceramente la gente non aveva capito, abbiamo perso anche clienti che erano comunque ebrei, quant'altro, perché si sono sentiti offesi. Ma purtroppo non è stato capito il messaggio. Ah, certo, un po' come quando Giorgiani ha fatto il libro Strage di Stato, che ha fatto tutto lui, poi Bacco, siccome l'ha firmato quando ha scritto una riga, dice Giorgiani, e non faccio capire a crederci, cominciano a dire che era antisemita, quando lui in realtà è amico di un sacco di rabbini israeliani. Nel corteo avevamo anche chi aveva salvato, chi è stato salvato, e quindi avevamo anche rappresentanti. Io devo dire una cosa, abbiamo ricevuto gli applausi da alcuni ebrei e l'odio di altri, addirittura loro stessi con il sindaco hanno fatto addirittura una manifestazione per dire ma questi delinquenti, dei novaz. No, poi mi risulta che Alessandro Donato, che organizzava con voi, sì, lui è capitato in mezzo, sì, però poi ha stabilito sì, l'amicizia, povero, li abbiamo un po' inguagliato con una reduce di Pagliato, sì, brava, Barbara, sì, no? bravo, sì, e poi in effetti io stesso poi abbiamo approfondito molto il tema, perché comunque, mi ripeto, per chiarezza, noi non ci riferivamo alle tragedie, alle follie accadute durante il l'olocausto, ma gli anni prima, quando c'era la tessera del pane, c'era il famoso tesseramento, quando non potevano entrare nei negozi, noi intendevamo quel lato lì, sì, quindi vorrei ribadirlo anche da te, anche se poi l'abbiamo detto in tutte le piazze, Cremona, Palma, Repetizia Juve, anche perché grazie alla ripetizione ci hanno martellato di questo cover che era metà basta, no? Tecniche di gorilla, sì, queste sono manipolazioni, sì, poi amplificati, si chiamava Annenpass, era la tessera nazista che dichiarava che eri ariano. C'è una grandissima signora dell'est Europa che ha fatto un video spettacolare, entra dentro una, non so, una torre, qualcosa in Toscana, e gli fa vedere l'Annenpass originale, quello di Hitler, e la tipa lì della torre, lei si dichiara subito turistica, magari veramente una guida turistica, e dice, questa la guarda, dice, ma non c'è il QR code, no, sai, la T45, non c'è il QR code, no? E lei gli dice, no, ma è la Merkel che ha fatto questo, lo trovate su YouTube, è spettacolare questo video, e quella dice, ah, è della Merkel, prego, e lei entra con l'Annen Pass, quindi possiamo dire che anche realmente c'è gente che è entrata con l'Annen Pass, la tessera nazista, chi l'ha scambiato per l'età, io lo chiamo la tessera marrone perché marrone è un disegno molto ecologico, chiamano un po' senti, poi arriviamo alla seconda manifestazione poi più che altro ho fatto io, ho portato avanti un po' il concetto, perché in effetti poi abbiamo subito tanti attacchi, giusi soprattutto, sospensioni, quant'altro, per cui veramente ci hanno fatto veramente del male, a me poco, perché sai, ormai dopo tanti anni di partita IVA mi fa più paura di tutti in Italia, perché voi sapete che non c'è maggior sofferente in Italia che un possessore di 20%. Ma infatti ho sbagliato, ho detto no, apro Romare, potevo andare a Lugano. Ho sbagliato. Ma in Svizzera fanno le barzellette sull'italiano che paga l'80%. No, che poi se servisse soprattutto, però vabbè, io non tratto politica, io volevo rimanere. Ecco, arriviamo alla seconda manifestazione con la pettorina. Allora, come manifestazioni, come quindi con altri compartecipanti, no, quella è rimasta, poi sono stato io, visto che
ormai sono un polemico totale, non abbiamo più paura di dire niente. È stata ripresa da me un pochino più avanti, mi sembra a gennaio, già anche lì mi hanno ripreso, casino. Cioè, semplicemente Sì, fra un po' mi fanno chiudere, mi danno fuoco, hai messo non questo so, sì, ho rimesso questo cercando di spiegare, guarda che io mi riferivo agli anni 30, non siamo quei pazzi che si vanno a paragonare alle tragedie, alle sofferenze inenarrabili subite dagli ebrei e da tutti gli altri, perché si ricordano purtroppo dei 6 milioni di ebrei, degli altri 10 milioni non si ricorda mai nessuno. Beh, degli armeni non parlo nessuno. Chissà perché, così come anche di tante altre guerre. Vabbè, adesso c'è una sola guerra, Sì, ce ne sono state centinaia, infatti io vabbè. avevo No, però non parliamo di la guerra domanda perché non ne so finale. niente, già buona che so dov'è l'Ucraina, eh. Sì, Così un come la maggior po' parte dei enorme, mi no, sembra. ecco perché molti hanno fatto tanto Senti, casino. veniamo Dov'è alla l'Ucraina? domanda delle 100 pistole, tanto questo mi tempo. La domandone finale. Va bene. Facciamo, faccio un'ipotesi, no? E tu mi dai la tua opinione. Allora, ipotizziamo che la Mongolia aderisca alla NATO. E ovviamente la prima cosa che fa la NATO è mettere le basi militari. La Mongolia, ti dico solo una cosa, confina da nord con la Russia a sud con la Cina. Ora, aspetta che ti dico quando finito la domanda. Io faccio il punto di vista russo, tu fai il punto di vista cinese. Secondo te, come si vede? I russi, ovviamente, uno stato cuscinetto che entra la NATO, che gli mette i missili nucleari come loro volevano mettere a Cuba, si preparerebbero piano piano per invadere la Mongolia. Secondo te la Cina l'ha adesso al suolo prima che entra i russi o dopo? Chi lo sa come si comporterebbero? Io non mi metterei tanto a scherzare con i cinesi, per No. cui no, ma così come anche con i russi, quindi direi che proprio sicuramente è un atto che diciamo che le ha punzecchiato per bene a questo Putin, quindi diciamo che nessuno ha ragione di fare la guerra perché la guerra è sempre negativa, perché a dire il contrario Certo. sarei ancora impazzito, No, magari certo. torna fra 30 anni, magari ho perso un po' il senno della ragione, però ecco, questo sono stati anche sbilanciati gli equilibri, ma qua mi fermo perché faccio ancora il Secondo farmacista, te, se no, poi dico, secondo te i sospeso. cinesi sarebbero contenti di avere No, io basi no, in già, guarda, già mi Mongolia, sto irritando io per i cinesi, figurati, ma io sono poi la Cina, quindi non faccio testa, non tra faccio l'altro noi non testa. condividiamo niente del regime cinese che è tutto di Maiano, Assolutamente. no? Tutto di Maiano, quindi tutto Sì, ecco orwelliano. sì, perché qualcuno sì, in effetti No, ma sennò sembra che stiamo parlando bene della Cina, no? ci Cioè, ci ricordiamo tutti di mancherebbe. 1984, Esatto, un bellissimo esatto, libro esatto, esatto. da E, rileggere e poi, al limite. come ho detto io in diretta alla Zanzara, ovviamente cioè, ci stanno vendendo che Zelensky è Salvatore Allende al Palazzo della Moneta, bombardato da Kissinger, e Parenzo è Sepulveda che faceva la guardia del corpo di Allende. Questo ci stanno vendendo. E chi crede a queste cose è affetto da gravi ritardo cognitivo, no, deficit cognitivo proprio. Quindi, se credete alla narrazione ufficiale, sì, prima della pandemenza e poi della russofobia. C'è qualcosa che non quadra. Prima No. ci ha messo paura di un virus che doveva assolutamente sterminarci tutti. E adesso Adesso. creano un nuovo nemico. Quindi sì, diciamo che sono tutte le tecniche, no? Quindi, scusa, Di non è cambiato PNL, nulla. chiamale Diciamo come che vuoi. questo Per me non è cambiato è niente. È un'altra narrazione prima e dopo la per Russia. creare odio o paura. Pandemenza sulla stessa vibrazione bassa della Bravo, russofobia, bravissimo, no? bravo. Anche perché poi tecnicamente, non lo so, andava Giorgiani in TV, andava Mariano Amici in TV, erano 5 contro 1, Sì, oh, anche quello quanto mi sono arrabbiato. Il giorno dopo, Grande Mariano. con la russofobia, va il professor Orsini, che ha Sì. 18, 18 dottorati in Insegna. geopolitica, dice quattro cazzate, quattro banalità che un bambino capirebbe, 18 contro 1. Sì. Beh, ma è Cosa è facile, cambiato, no? scusa, tra Mariano Amici Allora, e la Orsini narrazione si ha chiama, cambiato giusto? soltanto il tema. Adesso, senza essere esperti, senza essere farmacisti, infatti le dico, non serve essere farmacista, virologo o quant'altro, il mondo verrà salvato da chi riesce a farsi qualche domanda. Quindi, Perché è un approccio cioè, multidisciplinare, no? fatti qualche domanda Fatti e qualche se non trovi risposta. risposta, fatene altre e parla con qualcuno che si fa delle domande, perché se continui a parlare con gente che non si fa domande, finirai male, anche No, perché tanto qua, adesso vero. prima ce la sono presi con noi mai inoculati, perché noi non siamo romanzi, non so se lo sai, ma io mi definisco mai inoculato, Ah, perché ok. non ho Allora mai, io e anche mai essendo fruttariano sono tamponato. proprio Novax, da prima della Vabbè, tu invece devi, ecco, medicina. hai ragione, io Io anch'io mi prima, rifaccio Ippocrate. io invece, io sì, mi rifaccio anche un Sistema po', però, ah, sì, immunitario. bravo, bravissimo,
c'è poco da dire, però diciamo che tutti noi, nella maggior parte, tu sei un caso fortunato, sei un'eccezione, diciamo che No, tutti noi che abbiamo c'è anche il resistito. blog di Silvia Liprandi, che c'ha le ricette di platano, quindi che Ecco, anche platano c'è Silvia, tanto insomma. triptofano che è un precursore della Ecco, serotonina. qui dovresti poi spiegarmi un po' bene tu, e quindi sarò ben lieto di Ah, ascoltarti, bene. anzi, trovo molto interessante, anche perché se Sì. uno pensa di avere in mano la conoscenza che gli altri sono dei cretini, diventi per Sì, osmosi un cretino, esatto. Ti credo. presenterò Silvia poi un giorno, Sì, eh? non dimentichi. Un pezzo alla volta ci conosciamo tutti. Qui, Anche adesso ci stiamo creando una bella realtà. In questo, esatto. comunque, in questa crisi, in questa grande tristezza, in questa pandemia, Sadness, o sì, in sadness. questa farsenia Falsenia, divagante. falsenia Sì, ma bella, ti piace posso falsenia? scriverla, Sì, no? però tanto ho già smesso subito di Il copyright, copyright, perché il sai che noi copyright. formaggisti siamo dei commercianti Senta, importanti di oggi sempre, che no? giorno è Allora c'è il esatto? copyright, sono tutti firmati A proposito, mi è le fatto mie venire in mente una cose. cosa di falsità, mi è venuto in mente i tribunali italiani. Che giorno è oggi? Oggi è Scusi, lei venerdì. è una cliente? Oggi è il 23 marzo? Oggi il più grande avvocato italiano, che è Fabio Massimo Nicosia, detto Fabio Massimo Decimo Meriglio, aveva l'udienza a Roma per un atto 700 d'urgenza al Tribunale Civile di Roma. In cui 700 d'urgenza vuol dire che ti devono fare l'udienza subito perché devono verificare se c'è un pregiudizio irreparabile da modificare subito. È come se una sentenza provvisoria. In questo 700 d'urgenza lui ha chiesto 18 miliardi e 8 a Draghi e 23 miliardi e 4 alla Speranza. Oh, tanto ci Adesso c'è piace. stata l'udienza stamattina, dopo verifichiamo. Bene, poi andiamo a controllare, dobbiamo sempre fare il tifo, no? Sì. Per queste cose. E Cofondatore del Partito dobbiamo. Libertario, questo grande avvocato. Beh, hai fatto bene a ricordarlo, cosa importante. Bene, bene. Ok, salutiamo la Giusi. Ciao Giulia, cara. Alessandro Alessandrini. Alessandro, ci vediamo venerdì. Ok. Se la nostra amica fosse venire.